A breve il Salone del Camper, quest'oggi la presentazione del rapporto nazionale, l'APC, che cosa ha in serbo, in programma per questa prossima edizione del Salone del Camper? L'APC ha messo di tutto perché questo il 2018 sia un anno veramente splendido. Le cose, come avete sentito in conferenza stampa, stanno andando molto meglio degli anni precedenti, quindi tutti i nostri associati si sono dimostrati favorevoli addirittura ad aumentare gli spazi espositivi. Saranno presenti marchi che non erano mai venuti al salone, tutti coloro che erano presenti, quelli dei più grossi gruppi ma anche quelli dei piccoli gruppi, hanno aumentato lo spazio, ci sono molte novità da un punto di vista costruttivo e di prototipo che saranno esposte al salone e soprattutto i componentisti italiani, che sono un'eccellenza enorme che nessuno in Europa ha, non propongono veicoli ma propongono gli strumenti che per costruire questi veicoli. Abbiamo ascoltato oggi numeri veramente positivi secondo i dati del primo semestre. Penso che sia un momento di crescita, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto il 19% di aumento nelle immatricolazioni e addirittura un 24% di produzione, quindi questa dimostrazione del fatto che il know-how, la capacità e l'eccellenza delle maestranze, dei costruttori, dei designer italiani sono importanti. E sì, hai ragione, in questo primo semestre stanno andando molto bene le cose, siamo già al 16-17% circa di crescita nelle immatricolazioni e l'esportazione continua a tirare molto bene e dà la possibilità alle nostre industrie di proporre investimenti e di assumere persone, che anche questo è socialmente importante.